Sì, da Reggio Emilia avevo detto che la scintilla aveva cambiato il percorso, diciamo, della stagione, di queste ultime partite. Sono convinto che il pareggio al 90esimo ci abbia dato una spinta importante per poi fare questi, diciamo, tre risultati consecutivi che ci hanno dato consapevolezza e quindi è scattata qualcosa. È vero che adesso siamo un po' più aggressivi, la condizione è migliorata, siamo sulla strada giusta. È chiaro che ancora non abbiamo espresso il nostro potenziale, però siamo sulla strada giusta. Domani è quelle partite dove, se riesci a vincere, ti dà quella spinta in più per allontanarsi da questa zona critica che ci eravamo messi. E quello che avevo detto è che questa squadra deve lottare per la parte sinistra, quindi una vittoria domani ci permetterebbe di avvicinarci. Però dobbiamo essere molto umili, sapendo che troveremo una squadra agguerrita, viene da due sconfitte, ha cambiato l'allenatore, ha cambiato il direttore sportivo, quindi avrà uno stimolo in più. Però da parte nostra sappiamo che questa partita potrebbe essere una spinta in più per avvicinarci dove meritiamo e quindi sarà importantissimo cercarla di vincere. Sì, abbiamo cercato di sbloccare gli attaccanti con le esercitazioni in settimana, cercando di portarli sempre al tiro, cercando di lavorare per loro. C'è qualcuno che si è sbloccato definitivamente come Strizzalo, Serra ha trovato un gran gol, che non è quello che proviamo in allenamento, sarei un presuntuoso, sarei falso a dirlo, questa è una sua giocata personale che nessuno gli può insegnare. Chiaro che tutti dice tirare, ma poi è stato bravo lui. Dani ci sta andando vicino, speriamo che prima o poi si sblocchi anche lui, come deve sbloccarsi anche Ceralo. Abbiamo questo parco attaccante che io ho sempre detto che in questo momento, tranne quei due che sono sbloccati, però arriverà anche il momento di Dani e del Ceralo. Sì, perché ci mancano i quattro, diciamo, che erano l'alternativo ai titolari della difesa. Quindi 4 più 4 noi non l'abbiamo mai avuti. Io spero prima o poi di recuperare prima possibile Ravanelli e Zortea, perché Fornasier e Crescenzi saranno infortuni molto lunghi. In allenamento però l'allenatore deve provare delle altre cose, deve provare altri giocatori, sia in fase di difensore centrale che di terzini o laterali. Quindi in settimana abbiamo provato delle alternative che saranno utili perché le partite sono tante e se non recupera nessuno, qualcuno prima o poi dovrà giocare fuori ruolo. Non penso che puoi resistere o per squalifica o per affaticamento giocare sempre con questi quattro. Viene fatto l'allenamento, nel senso che gli ho detto però di non sprintare. Per non essere al 100%, gli ho chiesto il 60-70% sulla fase tattica e poca intensità, perché proprio è uscito, diciamo, affaticato, non ha avuto problemi, ma è uscito affaticato. Ieri l'ho visto che è recuperato, non sarà al 100%, ma è in forma per ripartire dall'inizio. Loro sicuramente avranno qualcosa in più di noi, perché venendo dal cambio di allenatore non sono riusciti a dare la svolta, quindi cercheranno domani di metterci qualcosa di più. Però da parte nostra abbiamo una possibilità importante di allontanarci da una zona critica. Quindi le motivazioni devono essere superiori dalle loro, perché noi l'anno scorso abbiamo puntato sulle motivazioni, quindi deve essere importante questo. Partita difficile perché ho detto insidie, trappole, bisogna essere sempre vigili perché prima o poi queste squadre qui trovano in Serie B anche la vittoria anche loro come è successo a noi. E quindi bisogna avere una fiducia nei propri mezzi, ma grande attenzione sul particolare. La squadra sul piano, diciamo, fisico sta bene. Avete visto che anche nella parte finale della partita di martedì ha spinto, ha cercato di mettere sotto il Brescia, anche se non ce l'ha fatta, però stanno bene. Sul piano morale, questo pareggio è stato accolto, diciamo, un po', diciamo, con un po' di tristezza, perché loro erano convinti, diciamo, dopo essere passati due volte in vantaggio, di portare a casa la vittoria. Però poi di fronte avevamo una squadra importante che poteva essere. Fin qui, a ieri, gli indisponibili erano sempre i soliti. Spero che la fortuna non mi porti oggi altre situazioni, perché sennò saremo veramente in grande difficoltà. Devo valutare bene. Perché non devo fare delle valutazioni come faccio valutazioni sugli altri giocatori.
quando l'ho messo in panchina, che lui non se l'aspettava, ho cercato di dargli uno stimolo come do uno stimolo quando metto in panchina uno, che non vuol dire farlo fuori, ma vuol dire renderlo partecipe delle scelte per dargli qualcosa di più. Chiaro che in queste due partite qualche errorino c'è stato, bisogna essere bravi a sopportarlo, però la scelta la farò veramente domani all'ultimo momento. Sì, io ho sempre detto che il 4-3-3 è quello che sposa meglio le caratteristiche dei miei giocatori. È vero che col Brescia sono partito 4-2-3-1 o 4-4-1, chiamatelo come volete. Ma perché c'era un'esigenza di campo, di situazione. L'allenatore, secondo me, sono andato 2 volte a vederlo il campo, una volta la mattina e una volta prima di comunicare alla squadra. E ho optato per quello. Le cose mi stavano dando ragione perché noi i primi 35-40 minuti potevamo essere veramente sul 2-0 contro una squadra importante come il Brescia. Devo fare delle valutazioni anche in base al campo, come scorre la palla. Però ho detto il 4-3-3. Il 4-2-3-1 sono abiti che si sposano molto bene con i miei giocatori. Il fatto che ci sono arrivato dopo tante scoppole, e l'ho sempre detto, mi sono dato veramente dell'incosciente e del cretino, perché poteva arrivarci un po' prima. La squadra sta molto bene, eravamo in difficoltà di punti, ho sempre detto, ma non di prestazioni. Io ho letto su un altro giornale di testata importante che a noi ci mancano 5 punti. E stando bassi, ho detto. E quindi vuol dire che anche gli altri hanno notato che noi abbiamo fatto prestazioni all'altezza della nostra rosa. È mancato, diciamo, le vittorie. Ma se torno indietro, non sto qui a elencarle. Però sanno la squadra che dobbiamo dare di più, dobbiamo metterci più concentrazione per uscire da questa situazione che ci siamo messi con le proprie mani. Principalmente è stato l'allenatore e di conseguenza i giocatori. In questo momento sono convinto che siamo sulla buona strada, loro stanno bene, cercano giocate, il gol di Sela è l'emblema, nel senso che prima Sela non avrebbe mai tentato un tiro da 20 metri, ma avrebbe passato la palla come ha fatto in altre situazioni. Mi viene da dire, gli ultimi 5 minuti a Reggio Emilia, Sela di quelle palle ne ha avute 4, ma nessuna ha tirato in porta. Vuol dire che la condizione mentale sta crescendo e quindi sono molto contento, perché io ribadisco, questa squadra qui ha dei valori. Ha sempre giocato con le prime 5 e noi abbiamo giocato alla pari. Abbiamo perso 2 volte, ma le altre 3 abbiamo giocato, forse meritavamo qualcosa di più. Poi abbiamo perso delle partite che ci sta nella Serie B, però sono convinto che questa squadra qui abbia dei valori. Li dovremo tirare fuori da qui alla fine del campionato.